Desidero la fine dell'estate più di qualsiasi altra cosa al mondo. Salve a tutti e benvenuti al caldissimo video acquisti di luglio 2024, dove andiamo a vedere tutti i fumetti che mi sono portato a casa questo mese, che sono molti meno rispetto a quello precedente, ma ehi, non mi lamento, è minore il tempo che devo stare davanti alla videocamera e alle luci. Partiamo dai manga e iniziamo con i primi 28 volumi di My Hero Academia. Il numero 1 sta qui a simboleggiarli tutti perché non avevo voglia di spostarli. Questi li ho comprati a un prezzo molto conveniente da Aris, del canale Aris, che vi invito ad andare a seguire perché è molto bravo. Salda Press, che ringrazio tantissimo, mi ha regalato i primi due volumi di Ho creato una principessima, ovvero un manga ambientato in una sorta di mondo fantasy medievale in cui una principessa viene scacciata dal suo regno dopo essere stata accusata di atti che non ha compiuto, e una ragazza che non ha mai sperimentato i piaceri del mondo ed è sempre stata obbligata a sottomettersi, a pulire, e nella sua fuga incontra questo stregone che invece decide di prenderla con sé e farglieli provare tutti uno per uno. Non è proprio la mia tazza di tè per quanto riguarda i manga, ma posso capire come qualcuno questa lettura la potrebbe gradire. Quindicesimo volume per Call of the Night, uno dei miei manga preferiti in corso di pubblicazione, un numero particolarmente commovente. Kotoyama si conferma un grande autore e non vedo l'ora di vedere come proseguirà questa storia. Gente, non mi sembra vero, il 27esimo e ultimo volume di Noragami, che non ho ancora letto, perché, come sapete, mi ero lasciato un po' di numeri indietro da leggere, dato che tutta la serie sta nell'altra casa. Però wow, è finito e mi sembra una cosa incredibile. Ottavo volume per Bakuman, una delle serie che sto leggendo più volentieri, una di quelle che mi metto subito a leggere la sera stessa appena torno dalla fumetteria, e questo numero è stato particolarmente interessante perché gli Ashiroghi si scontrano direttamente con un altro mangaka che ha un modo di fare manga strano che sembra funzionare in partenza, ma poi lo vedrete se seguite questa serie, che si conferma di una qualità eccezionale. Secondo volume per Deichi No Se Family's Deadly Sins e 25esimo volume per Blue Lock, che come potete dedurre dal fatto che sono entrambi ancora incelofanati, questo mese ho dato la precedenza ad altre letture e questi non li ho ancora letti. 20esimo volume per Claymore, il lettore riesce a capire sempre di più quali sono i veri piani dell'organizzazione. Questa serie mi piace sempre di più e non vedo l'ora di vedere come finirà. Mancano 7 volumi circa, mi pare. Primi due volumi della nuova edizione di Yu degli Spettri, di cui sono molto felice dato che di questa serie avevo soltanto qualche volume sparso della prima edizione. Finalmente me la posso leggere per intero e mi rendo conto di quanto sia invecchiata bene. È un manga di parecchi anni fa, ma per quello che ho letto finora riesce ancora a mantenere forte il suo potenziale intrattenitivo. 11esimo volume per Under Ninja, che purtroppo non ho fatto in tempo a leggere. Quarto volume per La Luna e l'Acciaio, sempre bello, sempre figo, non c'è niente da dire. Se vi piacciono le ambientazioni storiche del Giappone feudale, le storie di samurai con... prima era solo un pizzico, adesso ci sono molti più elementi sovrannaturali, però questo fa decisamente al caso vostro. 13esimo volume per Dandadan, sempre più fuori di testa, sempre più assurdo, una delle serie che sto seguendo più volentieri in assoluto e ovviamente ve la consiglio. Primo volume di Cacciatori di Cadaveri, edito da Ikari. Inizialmente ero un po' in dubbio se iniziare o no questa serie, nonostante le premesse mi interessassero parecchio, mi sono convinto dopo aver scoperto che sarebbe stata in soli 4 volumi e meno male che l'ho comprato, perché questo è un giallo mystery veramente interessante, una sorta di Detective Boys di Detective Conan, però in versione realistica. Questi quattro amici che un'estate si mettono a indagare sulla misteriosa scomparsa di una loro compagna di classe avvenuta diversi mesi prima. Terzo volume per Kaiju Girl Caramelize, che nonostante abbia una premessa così semplice riesce a mantenersi per ora interessante a ogni volume. In questo numero introducono addirittura quello che vorrebbe essere un po' il King Kong della situazione. Se la protagonista è Godzilla e quest'altro personaggio è palesemente un King Kong, una citazione, un omaggio, non lo so, chiamatelo come volete. Bello, figo, divertente, carino. Terzo volume per la Kaito Kid Diamond Edition di Gosho Oyama, il papà di Detective Conan. Confession, volume unico interessantissimo in cui due scalatori durante un'arrampicata se la vedono particolarmente brutta, soprattutto uno dei due, che fa a quel punto una confessione all'amico, gli confessa di aver compiuto un omicidio. Subito dopo però vedono la baita e scampano così alla morte, creando questa situazione estremamente ansiogena in cui quello ha confessato un omicidio e adesso non si sa bene come potrebbe comportarsi. Un volume che riesce a costruire una tensione crescente anche con dei bei colpi di scena, assolutamente consigliato. Come continua a essere consigliato Cold Lonely Death, questo è il quarto volume, è degli stessi autori di The Killer Inside, che imbastiscono una trama mystery investigativa perfetta. Se vi piace il genere, esattamente come Confession, esattamente come Cacciatori di Cadaveri, recuperate anche questo. 13esimo volume per Boys Abyss, dopo un volume 12 che andava un attimo a portare avanti le vicende, qui torniamo alla stessa roba.
roba, la stessa lagna. Un pochino mi ha stancato e spero che finisca presto. Per Kokonino, La Belva dell'Ombra, manga di Baron Yoshimoto, basato sul romanzo di Rampo Edogawa. Di questo con la lettura sono arrivato a metà, quindi non posso dirvi se il finale sarà appagante, se sarà bello nel suo insieme, ma per ora mi ha preso veramente tanto. E a sto punto, se leggete Cacciatori di Cadaveri, Confession e Cold Lonely Death, leggete pure questo. Ho recuperato a un buon prezzo il cofanetto nuovo, ancora in cellofanato, di Crazy Food Truck, che come potete intuire dal fatto che sia ancora in cellofanato, non ho letto. Ma ho invece letto l'ultimo cofanetto di Billybat con gli ultimi 5 volumi della serie e come ho scritto su Instagram, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, questo è uno dei fumetti più belli che abbia letto in vita mia. La storia si chiude in modo spettacolare, l'ultimo capitolo mi ha quasi fatto arrivare alle lacrime. Fatevi un regalo perché questa roba deve stare sulle librerie di chiunque. E chiudiamo con i manga con il pacco di Starshop di questo mese. Un sacco di carta di imballaggio, segnalibri, fumetti protetti da qualsiasi cosa con questo pluriball, Ikaru no Go Ultimate Deluxe Edition 8 e Dragon Ball Ultimate Edition 27. Vi ricordo che per tutti i vostri acquisti mangosi, fumettosi, gadgettosi e quant'altro c'è Starshop, c'è sempre lo sconto del 5%, le spedizioni sono veloci e con il codice Kuro15 avrete spese di spedizione gratuite per ordini di valore pari o superiore a 15€. Il link sta qua giù in descrizione. Passiamo al fumetto americano, iniziamo da Marvel con Ultimate Spider-Man volume 5, un numero totalmente incentrato sul passato di Harry Osborn, su come è diventato il Green Goblin, su come ha ottenuto l'armatura. Senza dubbio un bel approfondimento interessante, ma anche il numero precedente era privo di azione, quindi spero che col successivo si rimedi. Ultimate Black Panther volume 4, in cui vediamo il ritorno di T'Challa in Wakanda dopo le rivelazioni del numero precedente. Ultimate X-Men di Peach Momoko, sempre praticamente nulla a che fare con gli X-Men, ma sempre bello e divertente. Iron Man di Jerry Duggan volume 16, numero fatto tutto a splash pages, in cui vediamo Tony indossando la sua gigantesca armatura a prendere a sberle le sentinelle Stark. Non mi piace tanto, mi dispiace. Daredevil volumi 7-8, nel 7 lo vediamo combattere contro Wolverine che, al contrario di quanto si potrebbe pensare, non è stato posseduto dal demone della rabbia ma da quello della lussuria. Il costume bianco di Matt Murdock che gli vedevamo addosso alla fine del numero precedente qui viene fatto a pezzettini subito e se ne rimette subito uno rosso, quindi qual era il senso di mettergli per una vignetta e mezza il costume bianco? L'ottavo numero non l'ho ancora letto, ma ho visto che dentro c'è parecchia roba perché è lo speciale per l'anniversario di Daredevil, quindi oltre alla serie regolare ci sono altre storie, ma ripeto, non l'ho ancora manco sfogliato. Volume 1 per la nuova serie di Deadpool, presa praticamente solo per la bellezza di questa copertina variant, anche perché ormai sono parecchio disilluso, nessuno è più in grado di scrivere bene Deadpool da Marvel Now in poi. E infatti pure sta serie fa cagare. Come fa cagare la run postuma di Superior Spider-Man di Dan Slott? Questi sono i numeri 46 e 47 di Amazing Spider-Man su cui viene pubblicata e non voglio neanche perderci troppo tempo. 67esimo volume per Marvel Integrale X-Men di Chris Claremont e chiudiamo con Marvel con il quarto cartonato di Ghost Rider di Benjamin Percy. Sempre più bello, questo è un numero totalmente incentrato sul personaggio nuovo introdotto da lui, ovvero Talia Warrod, e le dà una profondità assurda, peccato che purtroppo il prossimo dovrebbe essere l'ultimo della sua run. Per DC Comics semplicemente Batman volumi 98 e 99, il prossimo è il 100 dell'edizione Panini, wow! E chiudiamo col fumetto americano col secondo e ultimo volume di Damn Them All. Cristo santo che figata è questa serie, che figata è la sua protagonista, ma un po' tutti i personaggi, soprattutto alcuni dei demoni. È una serie sull'occulto e sul sovrannaturale, di un cinismo e di un nichilismo pazzesco, avrei voluto durasse di più, ma anche solo con questi due volumi è fenomenale. Chiudiamo col fumetto italiano, partiamo dal Lancio Story 2570, il numero di un paio di settimane fa, preso perché il disegnatore Stefano Porcu a pagina 43 ha inserito questo piccolo easter egg qui, ovvero il logo del canale, ve l'avevo fatto già vedere su Instagram. Un recupero tardivo, Stacy di Gipi, un fumetto a volte pesante, ma pesante non nel senso che ti scoccia leggerlo perché l'ho letto tutto d'un fiato, ma pesante proprio per i temi trattati, per il modo in cui viene dipinta la società attuale e il mondo dei social. C'è qui dentro un ragionamento che mi ha fatto davvero pensare e che condivido da parecchio tempo, ovvero il potere che la gente con tantissimi follower può avere su una persona comune o anche su chi semplicemente ne ha meno di loro. Ammetto di non aver capito tutto di questo volume, tutto quello che GP voleva comunicare, infatti penso di rileggermelo a breve, però wow, semplicemente wow, già così mi è piaciuto tantissimo e mi sento di consigliarlo. Terzo volume degli Infallibili di Leo Ortolani è come vedere Jimi Hendrix che scazza tutti gli accordi di Hey Joe. 13esimo volume per Scottex Gigazine. Per Bugs Comics, Samuel Stern volume 50
76, sul prossimo ci sarà finalmente l'Apocalisse di Samuel e non vedo l'ora di leggerla. 21esimo volume per Callia, il primo con il famigerato cambio di formato, infatti questo come vediamo è molto più sottile degli altri, passa a 64 pagine. La storia tutto sommato mi è piaciuta, non è male, Callia non è mai brutto. Però devo ammettere che un pochino si sente il peso del taglio delle pagine. Capisco tutti i motivi che hanno reso necessaria questa scelta, per carità, ma un'opera con un mondo fantasy così vasto ha bisogno di pagine per respirare, non gliele puoi togliere. Oltretutto l'abbassamento di prezzo promesso c'è stato, ma da 4,90€ è passato a 4,70€, 20 centesimi di meno per 30 tavole di meno, mi sembra un po' troppo poco. Su consiglio di Luca DJ, questo mese ho comprato lo speciale di Tex Willer, che contiene un'avventura del giovane Kit Carson, e da quando l'ho comprato mi sono già spuntati due o tre capelli bianchi, coincidenze? Battute a parte, l'ho trovato un western molto carino, molto coinvolgente, si vede che il personaggio di Kit è diverso da Tex, Tex che ha sempre tutte le risposte, un personaggio forte per antonomasia, mentre Kit mantiene la sua fallibilità soprattutto da giovane, e penso sia uno degli elementi che lo rende affascinante. Primo numero di 3 dell'edizione da edicola di Sottosopra di Luca Enoch, fumetto post-apocalittico fantascientifico in cui la gravità si è invertita e tutti gli oggetti organici, biologici, compresi gli esseri umani, vengono sparati nello spazio e muoiono. E quindi i sopravvissuti si ritrovano a dover letteralmente vivere in un mondo al contrario. Un concept davvero interessante e sviluppato anche bene. Vi consiglio di recuperarlo, dato che prendendo tutti i 3 volumi di questa edizione pagate comunque meno che a prenderne uno solo di quella vecchia, che era cartonata. Dylan Dog, Enciclopedia della Paura 2024, che oltre a presentarci 3 storie belle di cui l'ultima veramente fenomenale, ci presenta anche inserti, approfondimenti sulle tematiche del buio, degli licantropi e degli zombie nei film horror. Immancabile per ogni fan di Dylan Dog, immancabile secondo me anche per ogni fan dell'horror in generale. Dylan Dog 445 bis, Orrore tra i ghiacci, da questo numero i bis di Dylan Dog non saranno più il punto d'ingresso ideale per i nuovi lettori come erano stati inizialmente concepiti, ma diventeranno delle storie Elseworld, quindi ambientate in mondi alternativi di Dylan Dog. Qui infatti lo vediamo ai primi del Novecento, ambientato in una spedizione scientifica in Antartide, dove ovviamente si troverà ad affrontare qualcosa di mostruoso. Bellissima tra l'altro la copertina, che è una citazione alla Cosa di John Carpenter. E ultimo ma non per importanza, Dylan Dog 454, Stangata agli inferni. Un numero estremamente diverso da quello che siamo abituati a vedere di solito su Dylan Dog, storia di Claudio Lanzoni, disegni del grandissimo Giancarlo Alessandrini, che ci dà forse un Dylan Dog un po' Martin misterizzato, con la mascella molto squadrata. Numero divertente e consigliato, speriamo che anche la seconda parte della storia nel 455 sia all'altezza. E direi che questo video si può concludere qui, vi ringrazio per averlo guardato, vi ricordo che per tutti i vostri acquisti mangosi, fumettosi e quant'altro c'è Starshop, il link è qua giù in descrizione, e con il codice Curo15 avrete spese di spedizione gratuite su ordini di valore pari o superiore a 15 euro. Se volete sostenere il canale potete lasciare un like, commentare e condividere, o se vi sentite particolarmente generosi, qua giù in descrizione c'è il mio link ATP per una donazione singola o un abbonamento, da cui riceverete anche delle ricompense carine. E sempre in descrizione ci sono anche tutti i miei social, che non sono più così pochi. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi, arrivederci a tutti e al prossimo video! Ultimate Black Panther volume 4, in cui vediamo il ritorno di T'Challa in vacanza. In vacanza, va in ferie Black Panther. Io voglio andare in vacanza. We looking fresh, stepping in the VIP. Look at us, look at us.